Ciao a tutti amici, oggi due argomenti molto netti, molto, come si dice, concreti. Uno, la truffa che mi stavano facendo fare, però io ci sono arrivato subito, modestamente. La seconda, investimenti, finanza, alta finanza, che adesso entrerò in gioco. Allora, praticamente la truffa consiste in questo, no? Praticamente l'altro giorno ho messo in vendita su Craigslist, che è un sito che esteticamente è una merda, sembra un sito del 1995, sfondo grigio, scritta blu, punto. Però è strafamoso ed è così perché l'autore, che deve essere un pignolo rompiscatole incredibile, non lo vuole cambiare, lo vuole lasciare così. Comunque il suo sito è così. Lui secondo me poteva essere miliardario, cosa che sicuramente lo è, perché a gestire un sito con milioni di annunci ogni giorno probabilmente è già miliardario di suo, ma poteva diventare come il padrone di eBay. In realtà evidentemente non vuol fare, non so come mai. Comunque, essendo un sito brutto, non mi dà né fiducia. Infatti io non ci ho mai postato niente. È un sito di annunci, no? E comunque basta, siccome c'è sta lente da vendere, la voglio vendere, l'ho postato, no? Fatto sta che il giorno dopo mi scrive sto Michael Smith 227 rocketmail.com, un'email che neanche l'avevo mai sentita, no? Che mi ha già subito insospettito. Poi guardando, Rocket Mail è un'email di Yahoo, allora ho detto, ah vabbè, comunque non l'avevo mai sentita, no? Però, comunque, niente. Allora mi chiede, subito mi dice, ma la scatola è inclusa? Ma scusa, se vieni da Craigslist, non hai letto, l'ho detto, ci sono le foto, pure già lì mi ha doppio insospettito. Poi dopo mi chiede, ma posso pagare con PayPal? E io a quel punto gli ho detto, sì, va bene. Cioè, sinceramente io lo vendevo su Craigslist proprio per evitare PayPal. Però siccome mi era già puzzato di strano già dall'inizio, allora ho detto, ma magari questo viene, mi dà dei soldi falsi, che poi io ovviamente ho pensato, adesso lo faccio venire da Mary Fisher, così se magari c'è anche Mary Fisher, ci faccio vedere se questi soldi sono veri o no, no? Comunque, gli ho detto, allora sì, perché con PayPal praticamente ci perdi il 3% dei soldi, quindi su 1200, 30 dollari, no? 36 dollari, no, 39, 3 per 6, 6, ok, 3 per 6, 81, ok. Diciamo un po' di soldi, no? Comunque gli ho detto sì, no? Poi lui si è fregato nella fine, ovviamente alla fine ti deve dare una cosa che ti fa pensare, praticamente alla fine mi ha detto, va bene, allora manda una fattura di PayPal a questo mio indirizzo, aggiungici 150 dollari per l'espedizione, perché lo dovrei spedire all'estero. E allora lì allora questo è un nigeriano di me, proprio uno sporco nigeriano, no? Allora lì gli ho detto, mi dici 150 dollari senza neanche, non vuoi vedere il prodotto, e allora sei proprio un truffaldino, ciao. Ma infatti proprio l'avevo capito subito, punto uno, perché siccome 1200 per quel tipo di lente è ok il prezzo, però diciamo siamo al limite, Vabbè che nuova costa 1.700, le tasse, ci risparmi 500 dollari, però io l'ho vista quella lente lì a vendersi da 900 dollari a 1.100, io ho messo 1.200, questo senza neanche dirti, non è che si può fare uno sconticino e le spese qua, niente. Vedi, questi truffaldini nigeriani non hanno ancora ben capito, cioè, ovviamente ci sono sempre scemotti che ci cascano, però dovevano intortarla di più, dire, ma non lo so, non si può fare un po' di meno, quante le spese, se mi facevano già così, già mi sospettivo di meno, invece no, loro vanno sempre, ti facciamo 500 in più, poi il resto ce lo dai
raccontarlo, regliamo. Comunque, fatto sta che poi alla fine l'ho mandato a fanculo gentilmente. Beh, un po' di dubbio ce l'avevo, cioè 80% dubbio, no? Però un po' ci ho anche creduto, no? Allora gli ho dato addirittura anche il mio numero di telefono. Adesso chissà dove andrò a finire quel numero di telefono. Gli ho dato l'indirizzo di Mary Fisher. Poi, vabbè, l'email ce l'hanno. Praticamente funziona così la truffa, no? Ovviamente per alcuni di voi, forse alcuni di voi che sono già stati truffati, sarà una cosa una banana sarà. Praticamente io questa no, però non la sai più, no? Perché ho detto? Perché quello che ti frega è che pensi a PayPal. Scusa, se i soldi passano da PayPal, che problema c'è? Il problema invece c'è di brutto. Perché la truffa funziona. Allora, perché? Aspetta, secondo me ci sono due metodologie di truffa usando PayPal. Praticamente una è che, ed è quello che pensavo inizialmente, no? Lui ti paga, ti mette i soldi nel PayPal, te però li ritiri, però poi lui dice che il pacco non è mai arrivato, allora PayPal ti riprende i soldi. Io pensavo così, no? E effettivamente non so bene come sia la storia, ma penso che sia un po' complicato fare questa storia. Perché poi PayPal ti deve ritirare i soldi, tanto quanto se ce l'ha lì, tanto quanto se è tipo pending, e allora non ce le hai veramente. Però praticamente il truschino, che è molto più semplice così, è che te gli mandi la fattura a quello, quello dice, quello non ci fa niente, ma fa tua, si pulisce il culo. Quello manda un'email a te, tutta una specie di PayPal, no? Una email che sembra PayPal, in realtà è una classica email phishing così, no? Però siccome ti arriva dopo che te hai spedito la fattura, allora uno ci potrebbe anche cascare, non certo io ovviamente, che dice, ah sì, abbiamo ricevuto $700, però per addebitarti sul tuo conto ci vuole il tracking number del pacco, no? Allora, non è la classica email phishing che c'è da schiacciare, ti devi loggare, non devi fare un cavolo, no? Praticamente è solo una comunicazione di PayPal che ti dice, ah, ce li abbiamo i soldi. Allora te, stupidamente, vai a fare il pacco, a spedirlo in Nigeria, poi gli metti il tracking number, o gli dai il tracking number, come funziona. Ovviamente sarà magari anche da schiacciare qua. Però in realtà PayPal sta sto giochino della tracking number, non gliene frega niente. E allora rimani fregato. Ma io invece, che sono una personcina intelligentissima, l'avevo capito già dall'inizio, già dall'email, quando è arrivata. Ma che questi nigeriani non lavorano, hanno rovinato l'Italia, gli Stati Uniti, hanno rovinato gli Stati Uniti. Per quanto riguarda le finanze invece, praticamente ieri c'è stato l'ultimo dei tre appuntamenti con il financial advisor, che mi ha detto come funziona il sistema delle pensioni americane. Allora, il sistema delle pensioni americano l'avevo già spiegato un po'. Praticamente il governo degli Stati Uniti vuole che le persone facciano questi conti aranci, questi conti, e allora ha istituito dei conti che si chiamano IRA, Individual Retirement Account, IRA, che hanno dei benefici, possono avere dei benefici sullo scarico delle tasse e alcuni no, perché poi di sti IRA ce ne sono due, c'è il convenzionale tradizionale IRA e il ROTH, che non so cosa vuol dire tradotto. Comunque l'IRA praticamente convenzionale, metti i soldi che vuoi e li deduci dalle tasse, quindi è bello perché metti che all'anno metti $5,000, dopo quando vai a pagare le tasse ti conteggiano che hai tolto $5,000, quindi paghi meno di tasse. Però poi quando vai in pensione e prendi sti soldi, quando esci i soldi dal conto, praticamente devi pagarci sopra le tasse. E allora, siccome
tanto quanto adesso, ma quando vai in pensione dopo di pagare anche le tasse non è bello, no? Poi, siccome sicuramente le tasse in futuro aumenteranno, perché nel giro di 10 anni legalizzeranno le droghe leggere, nel giro di 20 anni ci sarà la mutua anche in America, nel giro di 30 anni le tasse saranno triplicate. Questa è la mia predizione per il futuro, no? Parentesi, perché secondo me storia delle droghe leggere dopo il Colorado, non tanto che ci sono meno incidenti, meno gente che guida sotto l'effetto, ma più che altro il risparmio delle forze dell'ordine, così. E allora il risparmio anche così, allora secondo me legalizzeranno quasi tutti gli stati, ovviamente lo Utah no, perché ci sono i mormoni non bevono, allora non fumano neanche, no? Ma non lo so, secondo me i mormoni non bevono ma fumano. Comunque, chiuso bene. Allora, l'altro invece conto Roth, praticamente metti soldi 5.500 all'anno massimi, però le tasse non, praticamente non deduci niente, però poi quando vai in pensione puoi prendere tutti i soldi che vuoi e non paghi nessuna tassa ed è quello che fa. Però c'è da dire che mettendo i soldi in questi due conti non è che fruttano niente, rimangono, ci sarà un interesse spicchiolato e allora niente, allora li devi investire. Perché io mi ricordo in Italia c'era, io avevo fatto un conto, poi non so dove è finito, praticamente mettendo dei soldi in un conto, tipo che so, non me lo ricordo quant'era, tipo 10 milioni di dollari, 10 milioni di lire, li mettevi in un conto, non li toccavi per 20 anni, quando ne andavi a ritirare ne avevi 300 milioni. Io non so come funziona, però era una roba del genere, no? Secondo me quello tradotto nel sistema americano si chiama CD, Commitment Deposit o Credit Deposit. Me l'ha spiegato, praticamente metti 5.000 dollari o quello che vuoi in questo conto, non li devi assolutamente prendere, a meno che scatti una penale, e poi quando li riprendi ce ne hai di più, però ha detto che è sconsigliato, non si guadagna niente, allora appunto. Allora i due tipi di investimenti che ci sono, o fai gli stocks o fai bonds, e finalmente ho capito cosa vuol dire bond, che non l'avevo mai capito. Cioè non l'avevo mai capito perché nessuno me l'ha mai spiegato, e poi io non ho mai voluto voglia di andare a vedere su Google, se no, perché il significato è vero stupido. Praticamente il bond è un debito di una compagnia. Praticamente mettiamo una compagnia, la Apple vuole fare, guarda, la Apple c'ha i soldi, ma è un esempio così fittizio, facciamo la Samsung vuole fare un data center da 100 milioni di dollari, ovviamente i soldi non ce li ha, ovviamente non ha guadagnato niente col Galaxy S5, allora praticamente sei il creditore della Samsung, siccome la Samsung non ha i soldi, te gli dai questi soldi, lei fa il data center e dopo te li dai indietro con gli interessi, no? Praticamente sei un creditore della Samsung, e questo è il punto. Invece gli stocks praticamente è una parte di un'azienda, praticamente tutte le aziende quotate in borsa, non è che il presidente ha il 100% della compagnia, non è il presidente effettivo, no? Praticamente saranno migliaia di persone, che ogni persona c'è un pezzettino di azienda, e quindi quando comprerò le azioni della Apple, anch'io sarò padrone della Apple. Questo è molto bello, in realtà non significa niente, perché non è che ti comprerai il 20% dell'Apple, ti prenderai un 0,001, anche perché se voi aprite il vostro iPhone e guardate le azioni della Apple, il numeretto che c'è scritto lì, 527, vuol dire il costo di un'azione Apple, quindi un'azione Apple costa 527,
praticamente io pensavo, allora mi comprerò, non so, 1000 azioni Apple. Ma che viene? Te ne comprerai al massimo 5. Cioè 5 azioni Apple sono $2500. Comunque però c'è da dire che giocare in borsa così un po' a caso, prendere compagnie, tipo io prendere la Apple, anche se in un futuro potrebbe anche scendere di valore, calcolando l'inflazione del 7%, il derivato 82, non lo so. Allora, comunque te ne puoi scegliere le azioni che vuoi te, ed è molto bello, no? Però è anche rischioso. Allora, bisogna guardare questi mutual funds, praticamente sono dei pacchetti che contengono al loro interno un po' di stocks o un po' di bonds. Allora, in questi pacchetti sono abbastanza sicuri, perché ovviamente in questi pacchetti ci saranno delle... In uno di questi pacchetti sicuramente saranno le azioni Samsung, perché vanno sempre a picco, o quelle della Nokia, no? Però poi fa una media con quelle della Apple e alla fine ci guadagni, no? E quindi dovrò guardare questi pacchetti, ovviamente prenderò un pacchetto dove c'è le azioni della Apple, le Netflix, Facebook e Google. Nokia no, le azioni della Nokia non pagano niente, un pacco così delle azioni della Nokia non valgono niente, un po' come quelle della Canistracci Oil e anche della Gattullo Cake. Comunque questo è quanto, perché cioè se ad esempio adesso mi ha detto di mettere da parte, abbiamo fatto un calcolo, praticamente se io volessi andare in pensione e avere uno stipendio annuale di pensione, diciamo, di $50,000 all'anno, che secondo me sono tanti, perché più o meno li guadagni adesso che lavoro, cioè te vuoi andare in pensione e avere gli stessi soldi come se lavorassi, no? Ce ne guadagni molto di più, però 50,000 all'anno è uno stipendio di una persona normale, non di un top manager come me. Comunque lei, per avere quella cosa lì quando vai in pensione, devi mettere da parte $600 al mese. $600 all'anno sono tipo $6,000, non lo so, $7,000. Se moltiplichi quello per 20 anni non è che ti viene 600, perché poi se $50,000 all'anno, praticamente viene nella sua tabella che ho fatto vedere, devi mettere via $625,000. Cioè se metti via $6,000, $625,000, praticamente non so, devi lavorare per 100 anni. Allora per forza devi fare l'investimento, perché senza l'investimento non potrai mai, oppure lasciandoli solo in banca, non potrai mai guadagnarci qualcosa. Allora prossimamente dovrò andare da qualche banca, la Merrill Lynch o qualche broker sminchiolato senza scrupoli, da farmi magari una bella compagnia che adotteranno il sistema, lo schema di Ponzi, che così posso fare un secondo soldo. Ovviamente chiederò a Mary Fisher, lei dove va? Lei va alla Merrill Lynch. E basta, questo è quanto. Oppure andare da Coso, chiamare Jordan Belford e dire: senti Ciccio, che azioni mi consigli? E io ti consiglio questa fantastica compagnia, grandissimo potenziale, almeno 3000 azioni. E basta, questo è quanto. Però mi piacerebbe prendere uno che sti mutual fund, ok, però avere un po' di soldi da parte giusto per spatacare io a caso. Allora, però spatacare io a caso un'azione Apple $527, vabbè, ma io guardo compagnie, penny stocks, delle compagnie sminchiolatissime che però secondo me hanno il potenziale, tipo Oculus secondo me ha un potenziale, a parte non è quotata in borsa, però ha un potenziale, ma però non lo so, perché tanto quanto adesso tutti è bellissimo, fantastico, però poi quando diventerà
molto alla portata di tutti. La gente inizia a rompere palle e dire: è pesante, fa male agli occhi, il vomito, bla bla bla. E allora non lo so, secondo me potrebbe fare la fine del degli occhiali 3D, che sono sempre stati lì per decollare, però non sono mai decollati, perché la gente è stupida. La gente va in giro tutto il giorno, la notte in chiesa con gli occhiali da sole, però poi se deve mettersi un paio di occhiali per vedere un film, il mal di testa, non si può guardare un film. Ci guarderò. Allora, per me, io voglio comprare il succo d'arancia congelato. Allora, per me,